Ciao ragazzi, è il momento di fare il video, quasi finita la settimana e io ancora non ho fatto un video. Allora, come state? Tutto bene? Rifaccio il video con la doppia ripresa, sia frontale sia per farvi vedere la strada. Sono sulla 14 al chilometro 614. E sto salendo per il secondo viaggio di andata. Già so il ritorno, che poi magari domani vi annuncio. Allora, è mercoledì, sono le 18.45 e io, come detto, sto risalendo, sono all'altezza di quasi Canosa e mi sto recando Lariano, non mi ricordo, con la L inizia comunque, ed è vicino Cesena, per lasciare due bancali e poi sono diretto in provincia di Padova per la consegna di legumi tramite un'azienda di Gravina. Da là poi, ecco, ve lo dico già, devo recarmi a Verona per caricare e scendere con consegna a Bari. Allora, è mercoledì e io non ho avuto modo di farvi il video prima perché un po' me ne sono dimenticato, un po' non ho mai trovato il momento esatto, giusto per fare questo video della mia vita da camionista. E c'è una novità, ho deciso di utilizzare Twitch, non so se lo conoscete, ma è un social, un'applicazione che ti permette di fare delle dirette streaming, delle dirette, lasciamo i paroloni, delle dirette, e ho già fatto un primo video e voglio continuare a utilizzarlo. Devo trovare gli aggeggi giusti, gli strumenti giusti per riprendere delle situazioni della questa mia vita, a parte questi video che faccio per video di qualche minuto, massimo 10 minuti, ecco, più o meno durano questi video di YouTube. Voglio utilizzare questo canale di Twitch per proprio condividere con voi le mie giornate, quindi sono dei video che potranno durare un po' di più e che vorrò farvi con me per in talune situazioni. Quindi questa è la novità che volevo annunciarvi. E nelle note di questo episodio, di questo video, vi linkerò il canale, appunto, di Twitch, il mio canale di Twitch. Nella situazione, per il resto nessun'altra novità rilevante, a parte che questo non si fa superare. Queste sono delle situazioni veramente incredibili, che uno che sto in fase di sorpasso e lui invece di diminuire accelera pure, è un imbecille. I soliti imbecilli ci sono sulle strade. Non si è deciso, anche se io sono a quota 95 km/h, devo diminuire, se no mi segna un eccesso di velocità. Però purtroppo l'imbecille non si è fatto superare e io ho dovuto accelerare, se no facevamo la gara a chi va più veloce. Va bene, questa è la
la novità, ecco, io tutto ok ragazzi, io alle 8:30 mi fermo perché ho finito non le ore di guida ma le ore di impegno, dato che sono partito stamattina alle 5:30 e quindi 15 ore di impegno fanno sì che io alle 20:30 mi debba fermare. Cercherò di fermarmi in qualche autogrill dove io mi possa fare una doccia rigenerante e poi dormire per ripartire domani mattina di nuovo alle 5:30. Quindi arriverò sicuramente mattinata domani verso le 10:11 a questo Lariana, ecco Lariana si chiama, il paese dove devo andare a scaricare dei cerchioni. Un bancale e mezzo di cerchioni e quindi poi da là non lo so che quanto dista quest'altra consegna che ho da fare in provincia di Padova, però tanto non c'è fretta visto che comunque il viaggio di ritorno che è da Fercam a Campania vicino Verona, là sicuramente come al solito parto in nottata domani notte e quindi posso arrivare anche nel tardo pomeriggio. Mi fermerò di nuovo, ho trovato un ristorante vicino a Somma Campagna, magari domani ve lo con questa diretta Twitch vorrei farvelo conoscere. Ho trovato un bel ristorante, un ristorante da camionisti che con l'altra volta con 11 euro fece un primo, un secondo, l'acqua e il caffè e il contorno. Piuttosto che mangiare così quello che ho e mi porto da casa, è sempre bello rilassarsi mangiando a un tavolo anziché nel camion. Quindi sicuramente mangerò lì, poi mi recherò alla sede di Fercam a Verona e attenderò la grazia che mi si carichi e che io possa ritornare giù per godermi il fine settimana. Ok ragazzi, quindi ora vi metto il link di Twitch e se non lo conoscete è un'applicazione appunto che ti permette di fare delle dirette, cioè si possono fare pure con YouTube, però Twitch è più specifico e vi dirò che non c'è nessun canale, non c'è nessuno che ha un canale che è appunto di camionisti, ecco, io vorrei essere il primo, sono il primo, tranne che io conosca, non esiste nessuno che fa le dirette su un camion. Ok? Ora sono all'incrocio tra che alla 14 porta alla 16, non so che non c'è di più. Va bene ragazzi, questo è il primo video e ci si vede domani con il secondo video. Va bene? Beh, ciao a tutti.